Bene, cominciamo. Intanto grazie di essere venuti. Oggi ospitiamo il dottor Filippo Miato, che è un ex studente di questa università, alcuni sicuramente già lo conoscono, e attualmente lavora presso l'istituto, postdoc presso l'Institute for Quantum Computing dell'Università di Waterloo in Canada, e oggi è venuto a parlarci della sicurezza dei protocolli di crittografia quantistica di Quantum Key Distribution. Grazie. Vabbè, grazie Enrico per aver organizzato questa cosa, grazie per essere venuti e anche all'università per avermi dato questo spazio. E è un piacere tornare a parlare ogni tanto e vedere i volti noti. Dunque, sì, io al momento sono in Canada, all'IQC, e l'Istituto per Quantum Computing, come dice il nome, insomma, si tratta di tecnologie quantistiche, sia riguardo la computazione che quantum information in generale, e anche il nostro gruppo particolare di queste cose. Questo è il nostro nuovo edificio, prima era molto più fatiscente quello precedente, quindi questo fa scena. Così. E anche questo è stato parte di questo, è stato donato da Zeriti, che è lo stesso che ha finanziato il perimeter per il edificio. Infatti il nome Marco Fine da Zeriti. Così. E dopo c'è anche un'altra foto dell'interno. Comunque. Volevo darvi oggi un'idea di come si dimostra la sicurezza di questi protocolli e anche di cosa si intende per un protocollo sicuro, cosa vuol dire sicurezza, cosa significa avere un protocollo sicuro. E quindi iniziamo un po' come una motivazione sul concetto di sicurezza, perché già al giorno d'oggi, quando paghiamo online o quando criptiamo dei dati, abbiamo un certo concetto di sicurezza, che però vedremo che è diverso da questo. Parleremo. La crittografia classica si dice che è sicura perché è computazionalmente sicura, quindi messaggi possono essere copiati, sono messaggi classici, e se uno avesse sufficiente potenza di calcolo, sufficiente tempo, eventualmente uno riuscirebbe a decrittare qualunque messaggio. Quindi la crittografia classica è sicura in questo senso, per cui chi ci dice che non esistono degli algoritmi che ancora non conosciamo, o che alcuni conoscono e che non divulgano, che permettono di decrittare questi messaggi, o chi ci dice che ne so, l'NSA o il governo cinese o chi per esso non abbia delle potenze di calcolo che non divulgano, e quindi la crittografia classica è sicura, ma insomma, se uno prende per scontato che non esistono queste risorse. In più ci sono segreti che devono durare pochissimo, come i millisecondi del tempo che i miei dati per il pagamento online devono andare alla banca, o per una vita o più se uno tratta di, per esempio, malattie genetiche, per esempio, che se c'è di tu non hai neanche i tuoi figli, e quindi sono segreti che devono durare molto tempo. E poi anche segreti governativi, cose di questo tipo. In più bisogna anche considerare il tempo necessario per passare da una sicurezza classica a una sicurezza quantistica, perché cambiare i protocolli, cambiare la sicurezza, cambiare l'infrastruttura e anche gli standard, perché queste cose sono tutte standardizzate, quindi ci vuole tempo. Questo tempo non deve essere sottovalutato o ancora peggio ignorato. Per di più, se uno pensa che il computer quantistico, anche solo accademicamente parlando, è solo qualche decennio nel futuro, c'è un overlap fra quando la crittografia classica si potrà rompere e il tempo necessario a questi segreti che devono mantenersi tali. Per cui ci sono questi problemi che fanno pressione su questo tipo di ricerche, di un nuovo tipo di sicurezza. E la soluzione di alcuni di questi problemi è la Quantum Key Distribution, che sono dei protocolli per lo scambio delle chiavi. Non sono protocolli per lo scambio di messaggi, perché una volta che due parti hanno la stessa chiave, possono usarla come un quantum pad. Il quantum pad è un metodo di crittografia che è si dice quantum informationally secure, informationally secure, che vuol dire che non c'è alcun modo di rompere il quantum pad. Però il problema del quantum pad è che la chiave deve essere lunga quanto il messaggio, per cui non si può scambiarsi le chiavi con metodi di crittografia classici, perché allora si sarebbe il nuovo punto di partenza. La lunghezza di questi messaggi, che sono la chiave, sarebbe la stessa del messaggio stesso.
per cui bisogna pensare a un modo diverso di scambiarsi, di condividere queste chiavi. E la soluzione di cui parlerò oggi un po' è la quantum key distribution, e la sicurezza di questi protocolli è dimostrabile, e vi farò vedere un po' quello che facciamo per dimostrare questa sicurezza. Ci sono ancora molti problemi aperti, per esempio, anche se il protocollo è sicuro, poi uno deve costruire degli apparecchi fisici che fanno queste misure, compiono questi calcoli, e uno deve costruirli con degli apparecchi, con delle componenti che vengono acquistate da produttori e cose. Quindi se uno non si fida delle componenti, potrebbe esserci un cavallo di Troia nelle componenti, e quindi questa è ancora una falla nell'implementazione, non un protocollo. Però c'è un tipo di ricerca che mira a tappare queste falle nell'implementazione. Electra, la mia ragazza sopra nell'angolo, che lei ha posto anche lei più sì, per esempio lei si occupa di queste cose. In particolare io mi occupo di un altro problema, che è l'attenuazione con la distanza, perché classicamente costruire ripetitori non è un problema, ma quantisticamente il problema di costruire ripetitori è che uno non può misurare il segnale quantistico e poi amplificarlo. Quindi il ripetitore dovrebbe tecnicamente amplificare senza sapere che cosa ha amplificato, e sapere se l'ha fatto correttamente o no. È un annetto che sta lavorando questa cosa, ancora non ci sono molte cose, vi farò sapere. E un altro grosso, una grossa direzione in cui si sta lavorando è su come costruire più KD networks, perché ancora non si sa quali siano i modi ottimali di creare chiavi, a meno di non creare chiavi per ogni coppia di nodi, ma è molto dispendioso come modo di fare le cose, quindi si cerca di trovare modi di ovviare questo problema. Quindi siamo in un po' le direzioni in cui ci si sta muovendo. Comunque, qualunque protocollo di QKD cade, si può riassumere insomma in queste due parti, una parte quantistica e una parte classica. La parte quantistica si tratta semplicemente di creare questi stati quantistici, vengono mandati da una parte all'altra, tra le due parti che vogliono condividere la chiave, e poi a seconda del tipo di protocollo verranno fatte delle misure e quindi verranno accumulati dei dati. Per ogni protocollo questa operazione viene ripetuta molte volte, quindi si inizializza, si creano questi stati, vengono trasmessi, vengono misurati, se ne creano altri, vengono trasmessi, vengono misurati, e quindi si ha questa ripetizione in cui si utilizza il canale quantistico molte volte e vengono creati questi dati. Quindi la parte A ha una serie di dati, la parte B ha una serie di dati. Poi comincia la parte classica, quindi ora si lavora su questi dati. E il primo step di questa parte classica è il sifting, il filtraggio. Quindi ora le due parti si comunicano classicamente su un canale pubblico. Ora tutta la comunicazione avviene pubblicamente. Questo è importante da sottolineare, non c'è nulla di nascosto in questo protocollo, tutta la comunicazione avviene pubblicamente. Nel filtraggio si tiene parte dei dati, si elimina un'altra parte dei dati, a seconda di, dipende dal protocollo, a seconda per esempio BB84 della base con cui sono stati misurati questi sistemi, B92 a seconda del tipo di misura che fa Bob, insomma questo tipo di operazioni. Una volta che, ora, se non ci fosse alcuna imperfezione, se le misure fossero ideali, se non ci fosse un eavesdropper, il protocollo finirebbe qui, perché tecnicamente, una volta fatto il filtraggio, le due chiavi, quella che ha Alice e quella che ha Bob, sono le stesse. Però ovviamente questo non accade in realtà. E quindi è qui che è anche qui la difficoltà nel dimostrare la sicurezza, perché cosa vuol dire se le chiavi non sono uguali? Cioè, ovviamente chi lavora in criptografia diventa paranoico, per cui bisogna attribuire qualunque imperfezione all'azione di uno spionaggio illecito. Per cui quello che si fa adesso, per esempio, si rinuncia a una parte dei dati e si cerca di lì si misura, lì si rende pubblici e si cerca di capire qualcosa da questo campione sulla popolazione dei dati. Si cerca di capire, per esempio, adesso vedremo un po' più in dettaglio, che tipo di stato possa avere
un eavesdropper. E così. Poi, nel passo successivo, si corregge l'errore perché ovviamente A e B devono avere la stessa chiave, quindi per avere la stessa chiave bisogna correggere gli ultimi errori che sono rimasti. E poi si fa uno step che è chiamato amplificazione della privacy, in sostanza è una hash function, che potete pensarla come a un modo random di randomizzare i dati, però che vengono randomizzati nella stessa identica maniera. Per cui se non ci sono errori, no, è lo stesso. Se ci fosse anche solamente un errore, l'output sarebbe molto diverso. Quindi la correzione dell'errore deve avvenire prima ed è molto importante. Adesso li vediamo un po' in dettaglio. Comunque, ho provato a mettere in maniera un po' grafica quello che succede. Allora, se noi pensiamo che ci sono Alice e Bob e anche una terza, un terzo individuo che sta cercando di correlarsi con la chiave, all'inizio, dopo la parte quantistica, all'inizio della parte classica, dopo il filtraggio della verità, abbiamo che tutte queste tre queste parti sono correlate, per cui dal punto di vista dello spione la probabilità, c'è una certa distribuzione di probabilità su tutte le possibili chiavi, qua x, y e z sono le chiavi di Alice, Bob e Eve, e quindi se Eve cambia il valore della sua chiave, quindi z può avere una certa informazione su x e y, sulle chiavi di Alice e Bob. Dopo la correzione dell'errore siamo sicuri che, e ho usato margine di errore, che la chiave di Bob e quella di Alice sono la stessa, per cui se x è diverso da y la probabilità è 0. Per cui diciamo, ho un po' abusato la notazione, ma l'idea è che adesso Alice e Bob hanno la stessa chiave, però Eve è ancora correlata. E qui arriva il passo dell'amplificazione della privacy, che dovrebbe scorrelare questa distribuzione di probabilità fra quella di Alice e Bob e quella di Eve, e idealmente ogni chiave è equiprobabile, quindi la distribuzione sulle chiavi di Alice e Bob dovrebbe essere uniforme. Questo è matematicamente certo nel limite di una chiave infinitamente lunga, però in realtà le chiavi non sono infinitamente lunghe, le chiavi sono di lunghezza finita, possono essere molto lunghe, possono essere un gigabyte di chiave, un terabyte di chiave, ma in ogni caso non sono infinite, quindi questa è un'approssimazione di quello che avviene in realtà. In realtà vorremmo ottenere la distribuzione in basso a destra, ma quello che otteniamo è che ci sono dei termini aggiuntivi che sono di una dimensione, diciamo, inversamente proporzionale alla lunghezza della chiave, n è la lunghezza della chiave. Quindi questi termini, per quanto piccoli, non sono nulli e sono quelli che introducono delle piccole porzioni di insicurezza della chiave. Però quello che possiamo fare è trovare un limite superiore a quanto problematici sono questi termini. Per cui la dimostrazione di sicurezza in realtà quello che fa è che garantisce che la probabilità di non accorgersi che qualcosa è andato storto sia limitata, abbia un limite superiore. Quindi, perché se ci si accorge che qualcosa va storto, si abortisce il protocollo, si ripete, o si ripete in un secondo momento, comunque non si procede, però bisogna accorgersi che qualcosa non va. Ed è statisticamente possibile non accorgersene, nonostante ci sia qualcosa che non vada. Per cui l'obiettivo della dimostrazione di sicurezza è proprio quello di garantire che non accada troppo spesso, di non accorgere come ci sarebbe dovuto fare. Allora vediamo un po' dove si perde la chiave, perché ogni step di quelli che ho elencato comporta la perdita di un po' di chiave. Allora diciamo, usando dei qubit nella parte quantistica, vediamo che dopo ogni misura, dopo ogni trasmissione di un sistema quantistico in misura, Alice e Bob hanno un bit nei loro dati. Quindi si parte da una barra piena che c'è un bit di chiave per ogni uso del canale quantistico. Questo è l'unico passo che coinvolge i sistemi quantistici. Ora passiamo a vedere la parte classica. Allora, filtraggio. Nel filtraggio bisogna buttare via, dipende dal tipo di protocollo, qui ho messo metà, BB84 per esempio metà, altri protocolli di più, altri di meno, ma comunque una buona porzione di dati già se ne va per questo primo step.
come dicevo prima, in assenza di perfezioni, questo è key rate, problema risolto. Uno trasmette un miliardo di sistemi quantistici a 1 a 500 milioni più o meno di chiave. Però adesso andiamo a vedere che non è così, perché per esempio ci sono errori, perché bisogna stimare alcune cose. Allora, stima dei parametri. Allora, uno vuole capire quanti errori ci sono, per esempio. Allora, per capire quanti errori ci sono, Alice e Bob dicono, va bene, prendiamo una porzione dei nostri dati e li confrontiamo, quindi vengono resi pubblici e si contano gli errori. Ora, statisticamente, uno per pura sfortuna potrebbe anche pigliare una porzione di dati che è priva di errori e che non è rappresentativa della popolazione. Questo statisticamente può capitare, però si può, se i dati vengono scelti a caso, quelli da controllare, se il campione viene scelto a caso, si può stimare la probabilità di sottostimare gli errori. Per sovrastimarli non è un problema, è sottostimarli che è il problema. E ovviamente, statisticamente parlando, la probabilità di sottostimarli è inversamente proporzionale alla dimensione di questo campione che prendo. E quindi se uno vuole essere più sicuro prende un campione più grande. Però questo comporta anche avere meno dati rimasti per fare la chiave. Quindi c'è un trade-off tra la sicurezza che uno desidera e la lunghezza della chiave. Se uno desiderasse la chiave sicura al 100%, allora sarebbe di lunghezza 0. Comunque questi numeri, queste probabilità sono calcolabili. Quindi non solo si misura, si stima l'errore nella popolazione, ma anche si stima quale possibile set di stati quantistici è compatibile con quelle misure, perché nonostante Alice e Bob abbiano stati classici, si assume che Eve abbia la potenza che vuole, abbia le tecnologie che vuole. L'unico limite per Eve sono le leggi della fisica, e quindi Eve può avere sistemi quantistici di tutti i tipi a sua disposizione, che sono correlati con i dati, e lei può fare tutte le misure che vuole. Quindi si stima anche l'insieme dei possibili stati tripartiti che sono compatibili con le misure, e questo ci fa perdere una toppa di chiave. Poi bisogna correggere l'errore, e per correggere l'errore, anche nel limite di Shannon, che è il limite, quello del teorema di Shannon che permette a Bob di correggere l'errore, nel caso ideale comunque bisogna comunicare un po', perché se io almeno bisogna comunicare dove sono gli errori. Per cui bisogna ancora rinunciare a un pochino di chiave per fare la correzione dell'errore. Infine, l'amplificazione della privacy, si perde ancora un po' di chiave, e l'idea dietro l'amplificazione della privacy è questa. Allora, se Eve non avesse alcuna idea, non avesse alcuna informazione sulle possibili chiavi, allora per qualunque bit avrebbe probabilità 50-50% di indovinare se è uno 0 oppure un 1. Però se Eve ha un pochino di informazione, allora può fare un pochino meglio del 50%. Allora Eve può indovinare un bit della chiave con un mezzo più delta, più una piccola probabilità di indovinare correttamente. E se può indovinare un bit con questa probabilità, allora può indovinare un blocco di n bit con una probabilità più piccola, perché adesso deve indovinare n, e quindi delta si prende la potenza di n. Quindi quello che uno potrebbe fare è combinare blocchi di lunghezza n in un solo bit con una funzione di hash, e quindi diminuire di molto la probabilità che Eve riesca a indovinare correttamente qual è quel bit. Ora, se passassimo da blocchi di n a un bit, dovremmo dividere per n la lunghezza della chiave. Si può fare un po' meglio di così, scegliendo una matrice random, o meglio una matrice di Tirpitz, perché ha le diagonali tutte uguali, e quindi se Alice scegliesse questa matrice sarebbe molto più facile dire a Bob guarda perché ho questa. E quindi la complessità della comunicazione sarebbe molto, molto migliore. Comunque in ogni caso l'idea è quella di usare questa funzione di hash per separare quello che sa l'eavesdropper da distribuzione delle possibili chiavi. Quindi ora comunque cos'è la funzione di hash? Non lo so. Ah, scusatemi, allora la funzione di hash è una funzione dello spazio grande e dello spazio piccolo,
che abbia una probabilità di collisione molto piccola, ovvero che due punti diversi del dominio con molta difficoltà finiscano nello stesso punto del codominio, anche se sono molto vicini in distanza nel dominio. E per esempio in informatica si usano molto spesso per vedere se un pacchetto per esempio ha degli errori, perché se un pacchetto avesse solamente un bit di differenza, gli output della funzione di hash sarebbero molto diversi, e quindi è una funzione molto sensibile a variazioni nel dominio. Ora, ognuno di questi step che vi ho detto ovviamente è affetto da imperfezioni. Per esempio, non si possono correggere, non si può essere matematicamente certi di aver corretto tutti gli errori, non si può essere matematicamente certi di aver disaccoppiato i, non si può essere certi di aver i numeri giusti della popolazione semplicemente guardando un campione. Però si può avere un'idea di quanto siano grandi questi parametri di sicurezza. Quindi il fatto che la chiave sia finita genera questi termini aggiuntivi che dipendono da questi parametri di sicurezza. Ogni parametro di sicurezza sostanzialmente è la probabilità di non abortire quando x succede, e cosa x dipende dal parametro di sicurezza. Questi possono essere scelti. La dimensione di questi parametri può essere scelta rinunciando a una certa porzione di chiave per fare questi passaggi. Quindi più sono piccoli questi parametri di sicurezza, più sicuro il protocollo. Però appunto si riduce anche la lunghezza della chiave finale. Quindi diamo un attimo un'occhiata a questi parametri. I principali sono 4, che ci sarebbe il primo è quello sul parametro estimation, che sarebbe la probabilità di aver sottostimato gli errori nella popolazione guardando solamente un campione. Poi c'è uno sulla error correction, che è la probabilità di non aver corretto tutti gli errori. E poi c'è quello sulla private simplification, che è la probabilità che la chiave non sia privata, ovvero che seppur rari, se capitate delle collisioni nel range della hash, per cui se if prima era insicura tra due possibili chiavi, ora è sicura perché sono finite nello stesso posto. Questi numeri vengono scelti piccolissimi, cioè 10 alla meno 40 più o meno, come ordine di grandezza. Non sono minuscoli, cioè magari 10 alla meno 10 va già bene come probabilità di non abortire per sbaglio. Perché vengono scelti così piccoli? Perché ora bisogna pensare a quello che può fare Eve con quello che ha. L'attacco più generale che un eavesdropper possa fare è un attacco, si chiama general attack, ed è un attacco coerente fra tutti quanti gli utilizzi del canale, perché io comunico, Eve comunica e mando un segnale quantistico, poi ne mando un altro. Se Eve facesse un attacco per ogni uso del canale, allora è come se stesse usando, stesse sfruttando questi sistemi quantistici incoerentemente uno con l'altro, ma avrebbe molta più potenza, diciamo, molto più potere di capire qual è la chiave, se potesse mantenere tutti quanti questi sistemi che ha in qualche modo rubato, e poi facesse una misura globale su questi qua nello spazio di libero di tutti quanti. Di sicuro non può fare peggio che fare misure separate. Per cui è molto difficile adesso cercare di stimare quanta informazione riesce ad avere sulla chiave, perché dovremmo riuscire a fare dei calcoli su questo spazio enorme, quindi ci sono delle matrici di dimensioni inusitate, e quindi è molto difficile. Quindi in realtà è molto più facile invece fare dei conti sulle misure singole. Ma come mettiamo queste due, qual è il legame fra questi due tipi di attacchi? Allora, c'è un teorema che dice che se un protocollo ha una sicurezza epsilon primo da attacchi collettivi, che sono attacchi per ogni segnale, allora ha una sicurezza epsilon da attacchi generali, e queste due grandezze sono proporzionali, e la costante di proporzionalità è un numero enorme, perché è la lunghezza della chiave elevata a un numero che dipende dalla dimensione dello spazio libero del segnale. Per cui se noi usassimo dei qubit, B sarebbe 2, quindi D, ricordato, meno 1 è 3,
e se mandassimo, che ne so, un gigabit di chiave, allora avremmo 1 miliardo alla terza, 10 alla 27, e quindi se questo è 10 alla meno 40, adesso la sicurezza che abbiamo in realtà è 10 alla meno 13. Quindi questo numero deve essere scelto molto piccolo, perché questo è molto grande. Ora, questo è un problema che può essere migliorato. Nessuno dice che questo sia il numero finale, però al momento questo è quello che si sa. Per cui quello che si fa, quello che stiamo facendo adesso è dire: vogliamo sicurezza da attacchi generali, però possiamo fare conti in modo molto più semplice su attacchi collettivi. E allora scegliamo un parametro di sicurezza molto molto piccolo, perché il costo di semplificare i conti e proteggerci dall'attacco collettivo e legarlo a un attacco generale è questo. Per cui diciamo, i parametri di sicurezza sono tutte delle scelte, dei compromessi, e spesso compromessi per semplificare i conti. E adesso ne vediamo un altro, perché lo step finale è quello di andare a vedere adesso quanti danni fa un attacco collettivo. Un attacco collettivo, per cui attacco collettivo si dice l'attacco è lo stesso per ogni segnale, e quindi andiamo a vederne solamente uno. E questa è la semplificazione, che uno non deve andare a vedere l'attacco nello spazio di vita di tutti i segnali. Abbiamo fatto questo, abbiamo pagato questo prezzo, questo prezzo di quel coefficiente enorme, per poter andare a vedere solamente un segnale. E ora quello che accade è, adesso dobbiamo stimare quanta informazione può avere l'eavesdropper con, beh, in questo caso Alice, può essere anche Bob, è lo stesso, perché abbiamo fatto comunque la correzione dell'errore, le chiavi sono la stessa, e quindi va bene qualunque di due. La quantità di Olevo è un limite superiore alla quantità informatica e di informazione, l'informazione massima che può avere Eve su Alice, o Alice su Eve, sono. E ovviamente le complicazioni non finiscono qui, perché la quantità in genere incalcolabile. Si può stimare un limite superiore. Non solo, ma se vi ricordate, il primo step che avevamo fatto era quello di andare a vedere un campione e stimare l'insieme di stati che Eve potrebbe avere. Ora, questo insieme, che ho provato a disegnare un po', diciamo, rappresenta l'insieme degli stati compatibili con i dati, che include anche l'eavesdropper. L'unica cosa che possiamo usare in questo momento è che è l'insieme convesso, però potrebbe avere delle forme strane comunque in ogni caso. Ora quello che bisogna fare, perché siamo paranoici, è dire: in questo insieme qual è il caso peggiore? Prendiamo lo stato peggiore, ovvero lo stato migliore per l'eavesdropper, e assumiamo che quello sia lo stato che lei ha, e quindi misuriamo quanta informazione ha sulla chiave se lei avesse quello stato. Ora, anche questa operazione è piuttosto complicata, perché la quantità di Olevo in generale è incalcolabile. Allora quello che si fa è, si ingrandisce questo insieme ad un insieme simmetrico. Ovviamente ora abbiamo più stati dove cercare, magari ora lo stato di caso peggiore potrebbe essere al di fuori dell'insieme iniziale, però adesso comunque si può trovare più facilmente, si può calcolare la quantità di Olevo. Per cui diciamo, questo è un altro prezzo che si paga per semplificare i conti. Comunque, una volta trovato questo numero, cosa si fa? Si sottrae la quantità di Olevo, e se dopo ho sottratto quest'ultima rimane un po' di chiave, bene, se no, no. Perché potrebbe essere che ci sono troppi errori, potrebbe essere che abbiamo richiesto troppa sicurezza, e quindi i parametri di sicurezza sono troppo, li abbiamo richiesti troppo bassi, e quindi negli step precedenti abbiamo tolto troppa chiave. Quindi se ora abbiamo un numero positivo, allora possiamo garantire quel numero di bit per uso di canale, con quella sicurezza, con quell'epsilon finale. Se invece otteniamo un numero negativo, sappiamo che non è sicuro, non possiamo garantire la sicurezza. Il tipo di plot che facciamo per capire un po' cosa vediamo e cosa non vediamo è, diciamo, a questo aspetto, dove abbiamo l'error rate, ovvero la probabilità di errore per ogni bit di dati su quest'asse, e qui abbiamo il numero di bit
per l'uso del canale. Ora, questo, ho fatto un po' il plot per BP84, per esempio. Allora, che cosa ci dice questo grafico? Ci dice intanto che se avessimo zero errore, allora avremmo mezzo bit per l'uso del canale. E perché mezzo e non uno? Per via del sifting, per via del filtraggio. Quindi non possiamo averne di più di mezzo, solamente tutto il fatto. E poi che mano a mano che aumenta, che aumentano gli errori nella chiave, allora dobbiamo perdere un po' di chiave per fare la correzione, perdere un po' di chiave per fare la private simplification, perdere un po' di chiave perché dobbiamo rinunciarne ad un po' per poter capire com'è la popolazione. E quindi il numero di bit garantiti per ogni uso del canale comincia a decrescere fino a quando colpisce, arriva da zero, in questo caso all'11%, fate 2.84, 11% dell'errore, non si può più garantire la chiave. Ora dipende da protocollo a protocollo, alcune curve sono più basse, alcune sono più alte, comunque l'andamento è monotono e c'è sempre questo aspetto. Ora vi faccio un po' un riassunto di quello che abbiamo detto. Allora, ogni protocollo si può riassumere in queste parti in cui si ha uno step quantistico che viene ripetuto molte volte, quindi creazione e condivisione di questi stati e misure, si creano questi dati. Poi si filtrano con una comunicazione pubblica, se ne prende una parte, si stima l'errore, si stima questo insieme di stati compatibili con questi dati, poi si corregge l'errore, quindi si rinuncia un altro po' di chiave o un altro po' di dati per correggere l'errore, e infine si rinuncia un po' di dati per questa compressione data dalla funzione di hash per decorrelare i dalle chiavi. Ovviamente, dicevamo, ognuno di questi step ha una sicurezza che è personalizzabile, uno può scegliere questi parametri di sicurezza, ma a scapito di chi rete. E inoltre, per compiere dei calcoli eticamente, è necessario fare dei compromessi. Mi sono accorto che non vi avevo parlato dell'ultimo parametro di sicurezza, quello con la barra sopra. Quello era un compromesso perché per semplificare i conti si sostituisce questi conti, diciamo, coinvolgono entropie di tutti i tipi alla fine dei conti. Una semplificazione che si può fare è sostituire queste entropie con si chiamano le smooth entropies, perché nel limite di chiavi molto lunghe convergono all'entropia di Shannon, e quindi però bisogna pagare anche lì un prezzo che è un altro parametro di sicurezza. Ora, ci sono comunque molti problemi aperti, per esempio, e questo riguarda, il primo per esempio riguarda il primo passo di cui non abbiamo parlato molto, la parte quantistica, per cui il key-rate si riduce anche perché i sistemi quantistici vengono persi, vengono rovinati durante il tragitto, non vengono misurati, per cui diciamo quelle curve che vi ho mostrato sono condizionali sul misurare questi stati, quindi arrivano e vengono misurati, però in realtà più è lunga la distanza da coprire con questi stati, con questi sistemi, più è improbabile che arrivino alla fine. E questo praticamente è il mio progetto su cui sto lavorando, per cercare di costruire dei ripetitori che risolvono questo problema. Ci sono delle soluzioni, diciamo, intermedie, per cui uno potrebbe fare delle chiavi intermedie con delle stazioni intermedie e poi pubblicare l'OXOR di queste chiavi, però ci occorrono un sacco di risorse, perché in ogni nodo deve esserci una stazione in grado di fare tutte queste operazioni, e quindi il numero che siamo interessati, che è il key rate, il rate della chiave da un punto A a un punto B, quello comunque diventa piccolissimo anche in questi casi. Quindi la soluzione che stiamo cercando è una soluzione che somiglia un po' all'amplificazione classica: il segnale parte, viene amplificato in qualche modo e poi arriva. E poi l'altro problema che accennavo precedentemente è che bisogna fidarsi delle componenti con cui si costruiscono queste aggeggi, per cui l'approccio MDI, che è un Measurement Device Independent Approach, mira, diciamo, a ovviare questi problemi, per cui quando si studia l'MDI si danno gli strumenti in mano al nemico, gli si dice tu fai le misure,
mi dici il risultato e poi ci penso io a fare una chiave. E ci sono dei protocolli che permettono di fare anche questo. Ovviamente il nemico può anche dire bugie, però funziona, sì, ce ne si può accorgere, funziona. E poi ancora non è ben chiaro come far funzionare una network, a meno di creare chiavi per ogni coppia di nodi, ma c'è un overhead incredibile di risorse, specialmente se il nodi, se numero di nodi cresce. Io diciamo ho concluso, vi invito, se vi capita di passare per il Canada invece di trovare a LQC, abbiamo un buon programma di scambi culturali anche per visiting positions, anche per una settimana o due, se vi va, fatemi sapere. E vi ringrazio per l'attenzione. Cosa posso chiarire riguardo a quello che ho detto? Io ho una domanda. Sì. Quando hai mostrato l'errore, cioè un parametro di sicurezza per attacchi generali rispetto sì. all'attacco collettivo, visto che dipende esponenzialmente dalla dimensione dello spazio di libero. Ops, sì. Però il numero di bit di fatto, quindi di rate di fatto, che si fa con uno spazio di bit più ampi dipende solo linearmente dalla dimensione. Quindi è corretto dire che non conviene andare su spazi di bit molto grandi? Penso ci siano anche più motivi ulteriori per cui non conviene, perché per esempio le misure sono più complicate. Sì, ok, a prescindere dalla parte tecnica, cioè, mi sembra proprio un limite fondamentale sì, questo. Sì, diciamo, questo pone un grosso limite, sì, come dici tu, a cercare di fare con Qt, per esempio. Esatto, sì. Utilizzo Qt, sì. Va bene, magari l'idea all'inizio sembra buona. No, l'idea sembra buona, esatto. Però ogni fotone, se uno non fatica a mandare un fotone, quello che mando gli do tanta informazione, però questa cosa qui... A meno che uno non trovi un altro teorema dove si sì, allineare sì, comunque sì. Okay. Con questo risultato sì, si ammazza di parecchio la sicurezza. Okay. Quindi diciamo realisticamente. Realisticamente è meglio Qt. Sì. Ci fai un esempio di cavallo di Troia? Per esempio, hai un generatore di numeri casuali, che di quelli che funzionano con un beam splitter. E dici è una cosa quantistica, io metto i numeri casuali, però magari per il primo anno lo fa veramente col beam splitter e poi c'è uno switch e sono dei terabyte immagazzinati di dati che sembrano random ma non lo sono. Ah, e dicevi che però ci sono dei sistemi per capire... Sì, ci sono dei sistemi per capire perché quando tu fai un approccio NDI, quello che fai è comunichi con un nodo che potrebbe di cui non ti fidi e chiedi al nodo di fare una misura tale per cui quello che lo stato condizionato che ti rimane è massimamente entangled e quindi per la monogamia dell'entanglement non può essere correlato a nient'altro. Quindi se ti rimangono delle correlazioni, degli errori di cui ti accorgi perché controlli i dati, allora sai che la misura non era quella che avevi sì, chiesto. Non sai di che tipo di attacco si tratta. No, però puoi capire il fatto che non sei massimamente correlato fra le due... Sì. Quando abbiamo visto il grafico del DB84 che oltre l'11% di errore non va più bene con getta via il protocollo e ricomincia. Sì. Quello è l'errore dovuto sia al canale che all'interferenza di Hilbert. Questo è l'errore dovuto. Allora, intanto buona domanda. Allora, perché qui stiamo dando per scontato che i segnali arrivino. Quindi abbiamo, diciamo, non ho fatto plot perché poi dovrei ovviamente fare curve diverse per trasmissività diversa, quindi volevo farvi vedere un po' quello ideale. Quindi qui diciamo trasmissività unitaria passa tutto. Le misure anche sono ideali perché se no praticamente non andremo su fino a un mezzo per errore zero. Questi errori sono semplicemente gli errori che vengono visti nel campione. Quindi uno dice, prendo il mio campione di bit, controllo, se 1 su 10 è sbagliato, allora posso ancora garantire un po' di chiave. Se 1 su 11 più o meno è sbagliato, allora non posso più garantirlo. Comunque 1 su 10, 1 su 11, cioè sono numeri grandi, se per quello di errori, non è che siamo all'1 per 1000.
Poi ci sono altri risultati che dicono, per esempio, che oltre il 33% non si può garantire niente, perché gli stati sono simmetricamente estendibili. E quindi se Alice e Bob hanno uno stato, questo potrebbe esserci un altro marginale identico che potrebbe avere Eve, per cui in quel caso là non si può garantire niente. Quindi ci sono, diciamo, dei limiti superiori. Scusa, comunque tutte adesso queste considerazioni è perché ci si pone un obiettivo molto ambizioso, che è quello di limitare Eve solo dalle leggi della fisica, considerando comunque dei tipi di attacchi che non so quanto possono essere realistici. Guarda, ti dico, ci sono anche dei rami di ricerca in cui non si limita Eve con le leggi della fisica, ma gli si dà accesso a hidden variables. Proprio ancora peggio. Sì, sì, così. Cioè, ci sono anche... è facile renderti più semplice la vita e dire, beh, ma insomma, chi si mette a fare queste misure? Chi ha la tecnologia per fare? Però allora, sì, è sempre un risultato... Sì, sarebbe un risultato parziale, però dal punto di vista, dicevi prima, dello sviluppo... Faccio un esempio. Okay. All'IQC abbiamo Vadim Makarov, che è il quantum hacker, che con il suo gruppo lui attacca le implementazioni. Per cui ci sono delle ditte, ID Quantic per esempio in Svizzera, che fa già degli scatolotti che fanno BP84, anzi no, perché c'è Coso, come si chiama, Gizen, e quindi loro hanno il... What's the acronym of their protocol? Gizen? SARG, bravo, SARG. E quindi vabbè, perché poi se uno volesse usare un protocollo dovrebbe anche pagare perché sono registrati, no? Il brevetto, quindi vabbè, e loro costruiscono questi scatolotti che fanno il loro protocollo. Ma Karov cosa fa? Prende una fibra, la mette vicino alla fibra che passa da uno scatolotto all'altro, manda dentro questi segnali e capisce e misura la fase di tutti quanti i vari elementi, legge queste fasi senza che i cosi se ne accorgano, e quindi sa che misure vanno fatte, sa che e riescono a rompere la chiave. Quindi questo caso qua è un attacco all'implementazione che con un approccio NDI per esempio si potrebbe prevenire. Quindi alle volte gli attacchi non è necessario che siano super sofisticati o ai limiti delle possibilità della fisica. Beh, sì, questo... infatti quelli di hacking sono più realistici di quelli, sì, sono più realistici di quelli, sì, generali di cui ho parlato. Sono su questo, però di fatto non c'è mai un limite all'errore sulle implementazioni. Cioè di fatto, poi anche quello di Gizen, avevano tutti dei problemi tecnici per cui erano stati implementati male, tipo, so, uno era sensibile al rising edge invece che lo stato. Dipende diciamo, da quante cose consideri nel modello. Sì, ma ad esempio, però, se tu hai un detector che ti fanno click e clock quando vedono un fotone, tu ti metti lì ad ascoltare e senti che cosa ha cliccato. Cioè, è una scienza, però non è altrettanto stupido pensare a una trasmittente, una radiotrasmittente, che ogni volta che un detector ti suona ti manda un cavallo di Troia in azione. Sì, un cavallo di Troia in una macchinetta, ma ne puoi pensare 100.000. Pensi di fatto tutti gli attacchi che sono stati fatti realistici a sistemi informatici non ha mai bucato la criptografia di per sé, si è bucato qualcosa intorno. Sì, quindi, ovviamente se attacchi l'implementazione e non consideri... E quella non ha mai un limite, di fatto. Tecnicamente se Alice, perché uno potrebbe anche dire Alice copia i dati e li rende pubblici, allora certamente, o se un aggeggio lo fa per lei, quindi sì. È chiaro che uno non può garantire, se uno delle due parti non vuole la sicurezza, allora la sicurezza non può essere garantita, o se ci sono degli aggeggi così, certamente non si può girare. Entro dei limiti di cui ci si deve fidare. E poi in realtà c'è anche un problema proprio alla base, tu devi avere già una chiave di partenza anche solamente per riconoscere che l'altro è Bob. Quello si fa con canali autenticati. L'autenticazione di canali è una delle tecnologie classiche più diffuse, quello non è un problema. Perché Bob e Alice per evitare un attacco di un man in the middle. Certo. E qui Eve potrebbe impersonare Alice o Bob in una di queste discussioni. Però questo si risolve con un canale autenticato. E comunque uno potrebbe anche
scambiarsi una chiave iniziale per fare questo tipo di cose, e poi ogni volta che fai il protocollo ti tieni una parte di chiave da dedicare poi all'autenticazione per la volta successiva. Quindi diciamo una volta avviato il processo si può mantenere. Vado avanti. Sempre sull'autenticazione, visto che è fuori, non si considera mai, quando si fanno questi conti sulla sicurezza, qual è la probabilità di attacco di un'autenticazione e quanti bit ti servono per l'autenticazione? Perché, come dici tu, perché un sistema sia sostenibile, la key rate deve essere maggiore della chiave che ti serve per riautenticarti in un secondo passaggio, perché sennò di prima. Sì, il fatto è che tu, cioè, per autenticarti ti serve una lunghezza finita, e poi puoi continuare a una volta che hai autenticato, non è che devi autenticare ogni messaggio che mandi, tu mandi l'autenticazione iniziale e poi continui a produrre chiave, quindi quello non è un problema. Il rapporto fra le due può avere il valore che vuoi. Sì, però a quel punto, se il numero di bit che mandi è molto maggiore del numero di bit che hai usato per l'autenticazione, a quel punto ti conviene attaccare l'autenticazione, se possibile. Forse Electra vuol dire qualcosa? I didn't pick up everything. You're talking about the dedicated channel, yes, and whether the problem, what's your whether at some point it's convenient to attack the authentication rather than the quantum implementation? Well, never, because the authenticated channel is a public one. It's not the quantum one. So in the quantum channel, of course, Eve can interact. That's the whole idea, that she can tap with the signal, she can change your signal, she can do intercept attack. But the authenticated channel is the public. And what we understand by this is that she can listen. She can listen when Alice and Bob say, I measured in these spaces, we have this error rate. She cannot change that number. She can only listen to that. So this is what the authentication means. It doesn't mean that she doesn't interact with the quantum channel. No, but to authenticate, you need a certain amount of bit, a fixed amount of bit. Let's say you use 20, 60 bit. But you don't use that. More 100. Well, you can use part of that key if you want. Sure, but you can do it in advance with another key. Yeah, the first time. But if you want the system to be sustainable, you have to foresee that the number of bits that you are creating is bigger than the number of bits that you are using for another application. Sure. And if you don't do this, then what happens is that you create a terabyte of bit of key based on, I don't know, 200 bit of authentication. Yes. So it's much easier to break the authentication because you have at least the probability. The authentication, is informationally secure because it's like a one-time pad. Yeah, but you have the probability of one over two to the number of bits. Of getting it right. Sure. Then this number is not very small compared to the number of bits that you will get from the key. If you let's have a megabyte of key for the authentication, then, I mean, it's pretty, okay, pretty it's of course. Secure. But then you have to foresee that you are at certain point it's easier to break the authentication, just by guess. Okay, then our job is done. So we have done our part, then it's the problem. Authentication, okay, yeah. So this is the... I don't understand why these are two different problems, because you want to establish a secret key, you don't care how you will use it. If you decide to use it for authentication in a different protocol, you can do so. The key is a secret. Also, the security is composable. Yeah, so if you're using the key for something else, true. Then you can sum the securities and you can look at that number. At a certain point, it becomes easier for even to break authentication. In which case you concentrate to work on the authentication, perhaps, or change the parameter there. Exactly. But, I never seen that this is a point. I mean, everybody in the community just say, okay, let's suppose that it's already authenticated, and then let's start from this. Yeah. But then this is a okay. That has its own. Yeah, I think it has. I mean, if you must be so paranoid about the implementation and the this quantum, you should add why not think a very course, simple course. Thing about what breaks authentication, and that's it. Grazie.